Dal Vangelo secondo Marco. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?» Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione. Lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti, e disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio». Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. I cristiani cattolici, per indicare che la domenica vanno a messa, dicono: andiamo a messa. I protestanti dicono: andiamo alla Santa Cena. Gli ortodossi dicono: andiamo alla Santa Liturgia. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, in proposito, ci ricorda l'indissolubile ricchezza di questo sacramento, che si esprime attraverso i diversi nomi che gli si danno. Ciascuno di essi ne evoca aspetti particolari: cena del Signore, frazione del pane, assemblea eucaristica, memoriale della passione e della risurrezione del Signore, santo sacrificio, santa e divina liturgia, comunione, santa messa. Lo si chiama, soprattutto questo sacramento, Eucaristia, perché è rendimento di grazie a Dio. L'Eucaristia, questo sacramento, vuol dire ringraziamento. La parola Eucaristia, lo sappiamo, deriva dal greco Eucaristia e significa rendimento di grazie. Rendere grazie ci fa bene, perché nella vita riceviamo molto da Dio e dagli altri. Nell'Eucaristia, per cosa rendiamo grazie a Dio? Per le meraviglie che opera nella storia e nella vita delle persone. Riconosciamo la bontà e la fedeltà di Dio nei nostri confronti, celebriamo la sua misericordia, gli offriamo con riconoscenza i nostri doni, frutto della nostra fatica e del nostro lavoro. Riceviamo con gratitudine il pane che ci permette di rimanere in vita. Ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, come inizio della preghiera eucaristica, c'è il prefazio. Nel dialogo iniziale tra chi presiede e l'assemblea ci sono queste parole che spesso ripetiamo in modo automatico e abitudinario, senza farci tanto caso. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta, è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. Rendere grazie, lo diciamo a tutte le messe, è cosa buona e giusta. In questa domenica, solennità del corpo e sangue di Cristo, leggiamo nel Vangelo di Marco: e mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione. Lo spezzò, lo diede loro dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: questo è il mio sangue dell'alleanza versato per molti. Dentro il pane, dentro il calice, in quelle parole vi è come condensata tutta la storia che Gesù ha vissuto con i suoi discepoli. Se Gesù ha celebrato una cena pasquale, allora le parole da lui pronunciate sono rimaste dentro il calice, dentro il pane.
in particolare se la coppa che Gesù ha consacrato è stata consacrata dopo il pasto, come dice San Luca nel suo Vangelo, allora essa è quella coppa che ogni ebreo benediceva e benedice tuttora a chiusura del pasto rituale. Ebbene, quel vino ha in qualche modo udito tutto, perché sopra di esso gli ebrei pronunciavano il racconto della loro liberazione da parte di Dio. Quelle parole non andavano perdute, ma venivano mangiate e bevute con l'azimo, il pane azimo e il vino. Ecco perché quando i cristiani oggi celebrano l'Eucarestia fanno esattamente la cosa che Gesù ha chiesto di fare, essere cristiani e forse in primo luogo non perdere la memoria di quella sera. Il rendere grazie significa ricordare come Gesù ha amato i suoi e come in essi ha amato anche noi fino alla morte. E per far questo, ancora oggi, dopo tanto tempo, celebriamo gli stessi gesti, pronunciamo le stesse parole. Quel pane e quel vino conservano come allora la stessa forza. E la Chiesa continuerà a ricordare, fin tanto che il Signore stesso tornerà a bere con noi finalmente quel vino che ha promesso avrebbe bevuto nuovo. Ringraziamo di tutto cuore il Signore perché ci ha lasciato questa Eucaristia. Prendiamoci l'impegno di dire grazie e celebriamo l'Eucaristia, dono del Figlio da parte del Padre, il dono a Lui del nostro niente.